Good morning ragazzi, oggi vi farò vedere cosa? Il tipo di sushi, almeno che conosco io. Iniziamo subito, ora disegno un tipo. Dopo vi farò delle domande, cioè dopo vi farò, che si dice, dei disegni e voi mi dovete rispondere sotto nei commenti che tipo di sushi. Ok? Allora possono scegliere tutti. Allora, ora disegnerò in questo tipo. Faccio chicchini di riso cotto qua nel intorno insieme perché ci sono infatti. Ecco. Iniziamo con il primo. Il primo è fatto a forma così. Allora, in qua, c'è le alghe, un involtino di alghe, poi c'è il riso cotto e il sushi, il pesce crudo, un quadratino di pesce crudo così. Pesce crudo, insomma, salmone. E questo qua si chiama osomaki al salmone. Ve lo scrivo. Osomaki al salmone. Osomaki al salmone. Ecco, quindi ora un altro tipo. Allora. In questo sushi non ci sono alghe. Sto grattando perché mi prude. Ecco, è formato da un rettangolo di salmone di riso e un quadrato e un rettangolo, un filettino di salmone sempre crudo. Io mangio solo al salmone, mi piace tantissimo il salmone, almeno insieme con qualcosa. Non da solo. Soprattutto mi piace non affumicato. Non da solo, con qualcosa. Affumicato con la salsina dell'IKEA, sì. Da mangiare l'IKEA comunque. Vabbè, non parliamo di questo. Ora parliamo del sushi. Allora. Questo qua è formato da un filetto di salmone e un rettangolo di riso. Ok. Si chiama nigiri al salmone. Ve lo scrivo. Ora si fa uno speciale, non sarebbe proprio un sushi, un tipo, sì, una specie di sushi. È arrotolato da alghe, da un'alga.
Poi dentro c'è avocado, un po' di tutto, avocado, anche credo un po' di riso, anche un po' di salmone credo, ma non lo so. Non lo mangio mai il temaki. Si chiama temaki. Ed è formato così, sembra un cono, tipo un cono di alghe. E si chiama Temaki. Temaki, sì. Strano nome, tutti i nomi giapponesi, cinesi, sono tutti strani. Osomaki, Nigiri, Temaki. Tutti Aki. Osoma, Aki, Osomaki, Temaki. Poi il prossimo era il... Oddio, come si chiama? Oddio, non me lo ricordo. Oddio, come si chiama? Oddio, non me lo ricordo. Vabbè, lo faremo nella prossima puntata fino a che non ritorno nel ristorante cinese. Vabbè, comunque... È finito il video, quindi temaki. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel pollicione in su e alla prossima. Ciao. Ah, giusto, dobbiamo fare le domande. Le domandine. Allora, iniziamo. Allora, vediamo. Come si chiama il sushi che... Mi dovete rispondere giù nei commenti. Come si chiama il sushi? Aspetta, sushi arrotondato dalle alghe, dal riso e cioè arrotolato dalle alghe con dentro il riso e con dentro il salmone o altre cose. Salmone, tonno, cioè o salmone o tonno o avocado, insomma. Come si chiama? Risposta. Risposta A, temaki. Risposta B, osomaki. Risposta C, nigiri. Allora, mi dovete rispondere sotto. Ci dovete rispondere. Davide, la risposta corretta è, insomma, A, B, C e voi scegliete. E bisogna rispondere e dovrete rispondere così. Secondo è un rettangolo di come si chiama riso e un filetto di salmone o tonno, vabbè. Come si chiama? A. Osomaki. B. Nigiri. C. Temaki. E dovrete rispondere. Come si chiama un cono di alghe con dentro avocado, salmone, credo, non lo so, un po' di tutto? Risposta A, nigiri, B, temaki, C, osomaki. Allora, mi dovrete rispondere. Il primo che farà un commento che risponderà vincerà nella prossima e vi saluterò nel prossimo video. Ciao!